Amici di Telepiù, bentornati alla Continental Airlines Arena di Midlands, New Jersey. I Los Angeles Clippers contro i New Jersey Nets per il classico appuntamento del venerdì sera su Telepiù. L'uomo del giorno o della notte che sia è questo. Si chiama Kenyon Martin, rientra in campo dopo la sospensione per due partite che la NBA gli ha comminato per il colpo durissimo di cui siete stati testimoni anche voi ai danni di Tracy McGrady. Flavio Tranquillo e Federico Buffa al microfono. Record vincente per i Clippers, miglior record a est addirittura per i Nets, ma punti di domanda per Grand Canyon. E ovviamente non poteva passare inosservato quello che è successo con Tracy McGrady. Molta pressione attorno a questo ragazzo, chiamato tra l'altro come al solito a un incarico difficile. Ci sono ampie chance che nella piccola ci sia una star NBA e probabilmente c'è anche dall'altra parte questa sera Lamar Odom, che è nato a pochi chilometri da qua, all'interno dell'Hip Hop Basketball dei Clippers, che vanno a destra e sportano la loro pallacanestro. Cominciassero a vincere anche a destra, l'ottavo posto di quei playoff della Western Conference non sembrerebbe più così lontano. Soprattutto cominciassero a vincere in trasferta i Clippers, che ritroviamo sugli schermi di Telepiù, ma per la prima volta con sul terreno di gioco Lamar Odom, lui pure sospeso nella occasione in cui abbiamo avuto modo di vederli precedentemente per problemi di marijuana. Eccolo qui Kenyon Martin e come al solito la Continental Airlines Arena, il pubblico delle grandissime occasioni. Questa volta che scusa abbiamo? Ponti vicino, sì, ce ne sono pochi, c'è un tunnel ma fa quello che fa. Diciamo che scusa ne abbiamo poco, contro Miami 8.197, questi guardano con invidia a Malaga. E la sospensione degli ingressi di favore veramente ha generato l'ennesimo forno alla Meadowlands, peccato perché è la miglior stagione dei Nets probabilmente degli ultimi 10 anni, e poi Jason Kidd, sarebbe il caso che i tifosi Nets lo guardassero bene adesso, perché non è proprio sicurissimo che resti con quella maglia in futuro. New Jersey, miglior record della Eastern Conference, 22 vinte e 11 perse in casa, 12 vittorie e 4 sconfitte. I Clippers al momento sono al numero 9 a Ovest con 18-17 fuori casa, hanno però due sole vittorie a fronte di 10 sconfitte rispetto al più che onorevole 16 vinte e 7 perse dello Staples Center, che dovrebbe essere la loro casa anche in futuro. C'era la possibilità di uscire dall'accordo di 6 anni ma non è stato comunicato niente, quindi si presume che i Clippers resteranno nella casa dei Los Angeles Lakers anche per il futuro. Primo possesso per i New Jersey Nets e palla ovviamente nelle mani di Kidd, Crawford, Stafford e Mark Davis, i tre arbitri designati per questa partita. Van Horn per Kidd, che va subito in post passo da Kenyon Martin, chiamano subito il numero di Kenyon Martin probabilmente per fargli sentire fiducia. Byron Scott e compagni, Clippers che vanno dall'altra parte con Jeff McKinnis, il playmaker titolare in questo momento, anche in realtà l'unico di sicura affidabilità a disposizione di coach Alvin Gentry. La palla torna fuori per Lamar Odom, che è il vero playmaker di questa squadra. Il piano della partita comprende anche ricezioni in post basso di McKinnis per tenere occupato Jason Kidd. I Clippers invece hanno fatto 5 esauriti allo Staples e sono una delle squadre più piacevoli da seguire in assoluto nell'NBA. Inizio però non da Clippers, stesso lato. E McCollough invece qui va a trovare ancora una volta la neghittosità di Olowokandi, arrivato per caso a est. Veramente Olowokandi è arrivato dal punto di vista fisico, ma non ancora, evidentemente psichico, perché qui non c'era nella maniera più assoluta. Parte in quintetto Pajakowski, che esce da questo blocco con la maglia numero 52. Ha ripreso il posto di Corey McGarry, che è il miglior difensore ma è meno affidabile. Olowokandi dall'altra parte si scrolla di dosso i problemi e va a bersaglio per il 4-2 Clippers, uno contro uno dal palleggio. Ancora per Kenyon Martin, deve alzare la parabola e sbaglia, poi Olowokandi stavolta a rimbalzo ci va bene, nega la palla a Todd McCullough, già dall'altra parte McKinnis per i Clippers. Odom pronto a ribaltare, invece la palla torna su quel lato dove c'è la ricezione per Elton Brand. Elton Brand spezza un raddoppio, ha problemi al gomito ma qui non lo fa vedere. Brand è preso da Van Horn e come al solito Martin ha l'incarico più duro di tutti, prende Lamar Odom dall'altra parte, marcature però non speculare con Brand che prende Martin e Odom con Van Horn. Kerry Kittles dentro per Van Horn, il suo classico tiro buttandosi indietro. Le mani sono nobili per il prodotto dell'Università di Utah e di Rick Majerus. 4 New Jersey, 6 Clippers, palleggio per McKinnis, blocco verticale di Olowokandi e uscita per Lamar Odom, che va un paio di volte in mezzo alle gambe, poi tentativo di backdoor per Pajakowski, uno contro uno di Brand è accoppiato con Van Horn, attacca McKinnis e scarica molto bene per Olowokandi. Non è proprio il tiro ideale per il nigeriano, ma sono due
e contano tanto. No, meccanico il tiro di Olowokandi, però la penetrazione di McInnis gli ha dato 2 secondi per alzare e tirare. Kidd sorpreso già 2 volte da McInnis in 1 contro 1. Moderato livello di intensità in questo inizio da una parte e dall'altra. Guardate quanto spazio per esempio abbia Jason Kidd per cercare e trovare Van Horn. Il tiro gli esce, il rimbalzo è di Brand, l'apertura è per Lamar Odom. Attenzione alla conduzione della transizione da parte di Lamarvelous, maglia numero 7, contratto lui pure in scadenza, uno dei tanti punti di domanda per i Clippers dal punto di vista del futuro. Il presente è questo e non dispiace affatto. No, come avete notato in posizione di point forward la mano sinistra è la favorita e l'avete notato subito. I Clippers vanno molto bene a rimbalzo, i Nets non possono permettersi una partita in cui a rimbalzo vanno sotto di tanto e devono andare decisamente a dar fastidio dentro. Qua però ancora Olowokandi non ha contatto visivo con McCollum, che festeggia stasera. Ed effettivamente parlare di difesa dei Clippers in questo inizio di partita è probabilmente eufemistico. Un altro canestro facile per i lunghi dei New Jersey Nets, palleggio per Lamar Odom, uscita di Pajakowski, Kyrgios va per la palla recuperata e uno dei suoi numeri non la trova, Pajakowski attacca e sbaglia, il rimbalzo viene controllato da Jason Kidd che fa subito viaggiare Martin, arriva anche Van Horn che segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. La consueta splendida transizione dei New Jersey Nets, quando la palla la prende Kidd automaticamente, questo diventa un contropiede perché è un contropiede inconsapevole. Il fatto che lui abbia palla, qui hanno i cosiddetti numeri, è un 3 contro 1, lo chiude molto bene Van Horn. Oh, intanto se non fosse per il forno di Midlands penseremo a un paradosso temporale, ma come? I New Jersey Nets e i Los Angeles Clippers, uno scontro tra di loro, tutti e due sopra il 50%, uno capolista di conference, tutti che parlano bene, addirittura si parla di MVP per un giocatore di una di queste due squadre, follia. Follia pura, tra l'altro è l'unica partita che i Clippers giocano su questo campo in stagione, quindi per i tifosi della zona sarebbe una grande opportunità. Brand, che anche lui non è tanto lontano, nato tanto lontano da qua, butta per aria un autentico mattone, di nuovo la transizione dei Nets. Stavolta il beneficiato è Kenyon Martin. I Nets hanno un record vincente nella loro storia solamente contro due squadre. Una Grizzlies nella loro doppia appartenenza a Memphis e Vancouver e l'altra proprio i Los Angeles Clippers. Questo vi dice che non stiamo parlando di due squadre con una grande tradizione vincente, anzi stiamo parlando di due dei casi più irrisolvibili apparentemente degli anni 90. Olowokandi stoppato da Van Horn, andando su Morbido, prende invece gli stivali delle 7 leghe e va in campo aperto per segnarne 2 facili, double K Kerry Kittles. Terzo possesso consecutivo con situazione da campo aperto e come al solito i Clippers non iniziano la partita finché non entrano quelli d'alpino, e cioè il duo Richardson Darius Miles. Fate 4 transizioni. Odom con un gran gesto atletico e tecnico stoppando Kerry Kittles, transizione difensiva vergognosa di Jeff McInnis che stava passeggiando veramente come un lord inglese in mezzo a un campo. Non è questa, diciamo così, l'idea del loro allenatore in questa trasferta, in questa serie di partite a destra. Con questo tipo di atteggiamento i Clippers continuano a mostrare i loro limiti. Elton Brand, venendo qua, ha detto: questa è una serie di partite da put up o shut up, che tradotto significherebbe dove mostriamo qualcosa oppure dobbiamo stare zitti. E questo non è proprio l'inizio che ti aspetti dai Clippers, battuti anche largamente dai Sixers nella partita precedente. Qui vedete Jason Kidd che lancia Kittles e Kittles che dall'altra parte va a bersaglio facile. 12 trasferte finora per i Clippers, 2 sole vittorie. Dopo New Jersey si viaggia ancora, si va a Charlotte, a Toronto e a Minnesota nell'ambito di una serie di 30 partite, 21 delle quali sono in trasferta. Le prime 9 di questa serie ne contengono 8 di trasferte. Questo è il senso di quell'affermazione di Elton Brand, che comunque ha già qualcosa da festeggiare. Nella sua storia NBA non ha mai vinto più di 17 gare con i Chicago Bulls, e qui è già arrivato a 18. Il motivo è che sono stati sfrattati loro i Lakers dallo Staples, perché allo Staples ci sono gli Open degli Stati Uniti di pattinaggio, lo Star Game della NHL, i Grammys Award musicali. Neanche i Lakers stanno a casa. McCulloch per la penetrazione di Kidd e poi ancora McCulloch a bersaglio con 2 facili. Jason Kidd comincia a mettere le marce alte e a far segnare colti, incliti e altro. 14-11 il vantaggio per i Nets. Bella ricezione dentro per Elton Brand, classico movimento in cui abbassa le spalle per farsi cuneo e poi va a bersaglio, -1 Clippers. Giocatore che ti invita, essendo 2-2 forse, ad venire mancato d'anticipo
E a questo punto però lui ha un bel modo di mettere il corpo a cuneo e anche qua difeso forte, è l'unico giocatore che mi dà l'impressione di voler giocare questa partita. Grandi abitudini, grande etica del lavoro, targato ovviamente Blue Devils e quindi Università di Duke per Elton Brand. Palleggia, resto tiro da due punti, sbagliato di Lamar Odom, rimbalzo per Kerry Kiddo, sempre molto elegante nelle sue interpretazioni, tiro da tre in transizione di Van Horn che non si può concedere in quella maniera, al di là del fatto che il bianco dei New Jersey Nets lo sbagli già dall'altra parte. I Clippers, Nets che stanno comunque rientrando con grande facilità ed effettivamente finché non arrivano Miles Richardson e Magherie difficile vedere il marchio di fabbrica dei Clippers, ovvero sia il contropiede, per ora si vede soprattutto Elton Brand. L'ispirazione di Lamar Odom ha mandato in zingarata sulla sua mano favorita alla sinistra sulla riga di fondo senza che tutta la difesa si adeguasse, a quel punto per lui lo scarico è molto facile. Possibilità di gioco a due con McCulloch per Jason Kidd, la palla viene ribaltata per Van Horn va dal palleggio, pesca bene il taglio di Kidd contro i lunghi, riapre per Kenyon Martin, come al solito grande presenza sul campo di Giasone e due importanti per sbaccarsi di Kenyon Martin. E Jason Kidd ha all'inizio di questa stagione con 9-4 assist a partita già la quarta media ogni epoca per gli assist man dell'NBA, siccome siamo sopra media possiamo avvicinarci alla terza. Attacca Kidd sul cambio, finisce Pajakowski contro di lui, Kidd lo porta letteralmente a scuola, poi sbaglia, rimbalzo di McCulloch e anche questi due punti di McCulloch comunque hanno un contenuto parziale targato Jason Kidd, perché quel suo movimento ha costretto l'uomo di McCulloch ad aiutare, proprio come quando entra in penetrazione e scarica Lamar Odom dal palleggio, poi si trova per aria, è in difficoltà questa volta, ma la partenza era davvero notevole per un uomo vicino ai 2-10 dietro la schiena, che nel Martin per Kerry Kiddo che sbaglia in rovesciata, arriva Van Horn, tap-in e primo tentativo di fuga dei Nets. Uno si aspettava di vedere in questa partita gli atleti dei Clippers, per adesso ha visto gli atleti in maglia bianca. Sì, ha visto dei camminatori in maglia rossa. E mi sa che Detective Tranquillo ha beccato il principale colpevole, cioè McInnis, che ha un atteggiamento come il peggior McInnis dei tempi d'oro, che peraltro sono lunghi e tanti. Da questo punto di vista indubbiamente Odom va dentro, pennellata di sinistro col fallo e possibilità di gioco da tre punti, la Marvelous Lamar Odom. E voi pensereste, mentre qui vedete l'incursione in area precedente di Jason Kidd, che come si chiamava il mago della Schiffer, Copperfield, è quello che faceva apparire e sparire la gente, ecco McCollum che in doppia cifra probabilmente al prossimo possesso. Oh, McDyess il primo dei grandi beneficiati, poi potete andare in giro per la sua storia, anche Daniel Santiago che è stato tagliato recentemente a Phoenix, vabbè che veniva dal Poz, ma l'anno scorso l'ha fatto sembrare un uomo da 15 a sera nell'NBA, com'è che con gli altri poi non ci riescono più? Effettivamente funziona meno con gli altri, Medeodon sbaglia il tiro libero supplementare, continuano i problemi dalla lunetta per Lamar Odom che nella gara vinta contro i Denver Nuggets ha sbagliato due tiri liberi che avrebbero sigillato la vittoria negli ultimi secondi e non si è dato pace nonostante una serata da 27-7-7. Quasi sicuramente la sua migliore in stagione, va dalla panchina. Coach Byron Scott, Lucius Harris è lì per tirare, prende il tiro e lo sbaglia il blocco di Olowokandi. Poi McInnis con molto spazio, tira però corto, tocca McCulloch ed è Kerry Kiddles ad andare sulla palla vagante. Pajakowski sempre accoppiato con il numero 30 dei Nets. Nets che fanno contropiede solamente se c'è una situazione di chiara superiorità numerica, altrimenti si gioca contro la difesa schierata, direi nella sicurezza, quando c'è Jason Kidd, di poter trovare sempre una buona conclusione. Qui la circolazione non è granché, ma poi contano i punti e sono due grazie a questo tiro da fuori di Jefferson. Che abbiamo visto fare 0 su 6 la settimana scorsa con Orlando in una delle sue peggiori prestazioni offensive, ma che è un giocatore di sicuro rendimento e i suoi compagni continuano a predirgli buonissimo futuro di ruolo NBA. 14 punti e 6 rimbalzi di media nelle due partite senza Kenyon Martin in 38 minuti abbondanti. Qui la classe non è assolutamente acqua. Sullo scarico di Brand, che ancora una volta abbassa la spalla, la butta contro il petto rischiando qualcosa dell'avversario, ma trova l'uomo fuori. Qui spinge, a mio modo, evidentissimo l'intervento di Martin, che sta giocando un po' nervosetto. Giocatore che prima di entrare in questa partita ha detto vabbè, allora se mi volete dare la patente me la date, beh, d'altra parte non ha fatto niente per non meritarsela, però allora io gioco soft. Come adesso gioco soft? Allora non sono più lo stesso. Scott preoccupato dice non voglio che diventi il nuovo Rashid Wallace. Kenyon Martin è un giocatore con qualche alto e basso emotivo, certo se deve giocare soft diventa abbastanza inutile perché la sua caratteristica è quella di essere aggressivo, ma
tra essere aggressivo e fare quello che ha fatto a Carmalone e ancora di più a Tracy McGrady c'è una sottile ma non poi tanto differenza, mentre questo è sempre più interessante. Questo è sempre più interessante. Io non farei il paragone con Rashid Wallace, che invece a Byron Scott auguro per tutta la sua carriera. Lo farei con J.R. Reid, cioè con gente che ha fatto porcheria a seri professionisti mettendone a repentaglio la carriera NBA. Wallace lo regalo sempre a Scott. Corey McGary in campo con la maglia numero 50, il suo taglio non viene pescato e poi c'è il rimbalzo per Aaron Wallace, ancora uomini dalla panchina per i New Jersey Nets, va dal palleggio Lucius Harris. La difesa dei Clippers è veramente incommentabile, ci sono 5 uomini fermi e alla fine arrivano 2 punti per Jason Collins, un altro di quelli che ha fatto cose importanti nelle ultime partite dopo la sconfitta contro i Magic, un problema allo stomaco per Van Horn. Lui ha giocato tanto e bene in una partita vinta contro Charlotte. Clippers stanno esaurendo i giocatori che possono cambiargli la gara e infatti il prossimo è Darius Miles, che di solito proprio è l'extrema ratio per cambiare una partita. Poi ovviamente c'è Quentin Richardson che potrebbe entrare. Quentin Richardson è un candidato al titolo di sesto uomo della stagione. Taglio di Collins, ricezione per Kiddles. La difesa di McGary è irritante, eppure McGary è probabilmente il miglior difensore sul perimetro di questa squadra. Il palleggio per McInnis, McInnis pronto a giocare il pick and roll, va invece dall'altra parte. Bellissima giocata questa volta per l'ex UNC. Benvenuto in partita, Mr. McInnis. McInnis secondo me sta giocando una partita anche un po' polemica, perché recentemente ha bussato in sede dicendo io voglio essere ceduto, e si sa benissimo a chi vuole essere ceduto. Più dettagli in seguito. La penetrazione per Kerry Kiddles, poi Jefferson per Wallace. A ogni penetrazione si crea una situazione per cui un giocatore dei Nets ha 2 o 3 metri di vantaggio. Finora, al di là di quello che dice il tabellone, il punteggio, la partita è dei New Jersey Nets, ma adesso arrivano quelli con la fascia, fuori Olowo Kendi e dentro Dariuccio. Interessante, perché vanno con Miles e Odom da ali e sostanzialmente Brand a centro, cioè la loro strutturazione più efficace. Senz'altro da un punto di vista offensivo, da un punto di vista del ritmo è così. Vediamo se ci sono degli effetti benefici per i Los Angeles Clippers. McInnis gioca il pick and roll con Brand, Brand perde la maniglia e anche il pallone, ne perfeziona il recupero Lucius Harris ed è un altro attacco per i Nets, l'ultimo presumibilmente di un primo quarto molto sciapo rispetto a quello che ci attendevamo. Palleggio per Lucius Harris, pronto il pick and roll con Aaron Williams, Brand saltato, Harris va fino in fondo, nessuno si sogna neppure di aiutare. 2 facili per i New Jersey Nets che tornano a 5 punti di vantaggio. Non c'è neppure la possibilità per McInnis di liberarsi del pallone in tempo e al termine del primo quarto ci sono già 28 punti sul tabellone, nonostante un riposino per Jason Kidd. New Jersey Nets in vantaggio alla Continental Airlines Arena. Tornati alla Continental Airlines Arena, Midlands, New Jersey. Flavio Tranquillo e Federico Buffa per la gara tra Nets e Clippers. Los Angeles Clippers molto deludenti nel primo quarto. Vediamo se si scuotono in questo secondo. Canestro da lontano per l'enigmatico Corey McGary. Peraltro, giocando in questo modo, obiettivamente sotto il rigo, sono -2. Quindi i Nets non hanno sfruttato un atteggiamento ingestibile da parte difensiva da parte dei Clippers. Qua c'è un fallo di Odom in ritardo. Odom, altro giocatore molto tranquillo, dopo che è rientrato per la sospensione dovuta a quella consueta, diciamo così, predisposizione per la canapa. Le esperienze, esatto, come noi proviamo il gelato Häagen-Dazs. Lui ha detto, beh, va bene, adesso mostrerò chi sono. Per un paio di partite è sembrato veramente Magic Johnson, cioè partite da 4-5 tiri, ma si è sfiorato e a volte si è scollinato sopra la doppia cifra di assist. Oh, voi crederete che questo giocatore sarà sicuramente un Clipper forever? No! Dimenticate, mentre qua abbiamo giocato anche l'ennesimo atu, e cioè è entrato finalmente Richardson per Odom. Sterling ha già fatto capire che il suo contratto non verrà rinnovato, quindi questo è sul mercato. New York, Detroit, Miami, già con la salivazione di quelle giuste.
Sterling è il proprietario dei Los Angeles Clippers, è, diciamo, non l'uomo più spendaccione del mondo, senz'altro il meno spendaccione della NBA, 35 milioni di dollari il monte salari dei Clippers, che miracolosamente sono l'unica squadra NBA al di sotto del cap, ma i problemi non ce l'hanno mai col salary cap, almeno inteso come tetto salariale, ce l'hanno con il minimo di contratti che deve essere depositato nel campionato NBA, e infatti anche quest'anno hanno dovuto correre ai ripari precipitosamente. Adesso la difesa recupera un pallone, McInnis che lavora dal palleggio, lob per Elton Brand, ottima rotazione da parte di Collins e bel rimbalzo per Williams. Collins molto interessante. Sì, perché è un ragazzo che viene da una buona scuola difensiva come quella di Stanford, qui capisce esattamente cosa succederà, marcamento d'anticipo ancora contro Brand, e in effetti non è difficilissimo, o perlomeno è invitante marcare un pivot di 2,2 metri d'anticipo. Peraltro poi la rotazione deve avvenire ed è avvenuta, Jefferson va a centroare, rivale di Collins a livello scolastico nella Pac-10 e direi minuti sicuri nel suo futuro NBA. Scusa, ma McInnis vuole essere ceduto e non ha un cambio. Odom verrà ceduto e McGarry? E invece che cosa sto facendo? Maghetti, invece, diciamo così, Clipper San Fer su Corey Maghetti col cartello come si fa davanti alle fabbriche o in generale ovunque vogliate mostrare un'opinione diversa al vostro datore di lavoro, non so che cosa abbia. Per quanto riguarda McInnis, vuole andare a Portland, bell'ambientino, ma più che altro c'è Dan Panaggio, l'uomo che l'ha sdoganato ai tempi della CBA. Voi pensate che sia stato il suo allenatore preferito Dean Smith, diciamo che è una storia tesa tra i due, e Dan Panaggio l'allenatore che gli ha detto cosa doveva fare per diventare un giocatore vero di pallacanestro. Qua in campo comunque avete notato che se c'è Di Miles la velocità in maglia rossa aumenta. Eccola qui la ricezione per l'uomo da East St. Louis, trova l'area e poi trova anche due punti con un bel movimento, ovviamente ci si tocca la fascia, il segno di appartenenza a un club esclusivo all'interno dello spogliatoio dei Los Angeles Clippers. Ricezione per Collins che continua stabilmente a portare Elton Brand lontano da canestro, palla dentro per Aaron Williams, buon uso della mano sinistra, poi il rimbalzo controllato benissimo da Miles che quando prende il rimbalzo va anche in mezzo. Qui ha una visione un po' troppo immaginifica. Se solo avesse un ruolo, se solo fosse sotto controllo, però allora non sarebbe Darius Miles. Sì, che praticamente di soli piedi e braccia è il giocatore che state vedendo adesso, entrerà la componente tecnica. Qua abbiamo delle notizie. Ricorderete che da qualche anno si gioca il rookie game con quelli del secondo anno all'All-Star Game, avete visto il tabellone dei rookies. Ovvero sia dei giocatori al primo anno che giocheranno contro i sophomore, quelli al secondo anno. Sbaglia intanto Lucius Harris, poi però va a recuperare il pallone, lo controlla da terra e trova Jason Kidd, molto facile per Jefferson. Vediamo qual è la decisione arbitrale, se canestro valido oppure sfondamento, le due cose non sono compatibili nella maniera più assoluta nella NBA. A giudicare dalla reazione di Jefferson dovrebbe essere canestro valido, ma poi c'è una seconda reazione, non siamo nella zona in cui non c'è sfondamento, un arbitro annulla ed effettivamente l'idea dovrebbe essere di canestro non convalidato, mentre i Clippers provano anche il Rick Kasner, che è il loro cambio dei playmaker. E peraltro in una situazione abbastanza curiosa, Rick Kasner, Flavio vi raccontava in precedenza che il mister Don Sterling, che possiede mezza Santa Monica, mentre qua Aaron Williams va in autocanestro, è, dovendo dare il garantito a Rick Kasner, lo ha tagliato. Allora come fa a essere qua? È qui perché poi è stato rimesso sotto contratto, allora, però secondo i consueti metodi Clippers, quindi con il risparmio assicurato. Esatto, perché gli ha ridato un contrattino, mentre quello precedente, se confermato, avrebbe dato il garantito per tutta la stagione. Stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di dollari, ma di Sterling ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. Assolutamente, oltretutto Rick Kasner è anche l'unico che possa dare un minimo di respiro a McInnis, perché Boykins a 1,55 m rimane un giocatore piuttosto tattico. Intanto comincia a scaldarsi la mano di Mr. Q, Quentin Richardson. E siamo a quota 33 pari, anche Quentin Richardson è un giocatore di grandissimo interesse, in ampia lotta per il miglior sesto uomo dell'anno, e lì andiamo tra lui, TT, Tim Thomas e credo Malik Roy. Il tiro sbagliato, il rimbalzo per Quentin Richardson, segni di vita dalla panchina per i Clippers. Eldridge Kasner, un giramondo NBA se ce n'è uno, di cui si è parlato anche ogni tanto per possibili approdi italici. Qui ribalta per McGarry, palla dentro per Miles, finta di servire il taglio, poi parte uno contro uno, il suo arresto, tira in controtempo corto, rimbalzo per Aaron Williams. Jason Kidd guarda subito davanti e pesca Lucius Harris, palla che torna nelle mani del numero
numero 5, quelle più sicure della squadra. Palla dentro per l'uno contro uno da parte di Collins, e Collins va a bersaglio. Pochi fronzoli, poche parole, buone amicizie con Dolisa Rice e Chelsea Clinton, e direi mani educate per Collins. Esatto, perché Chelsea Clinton è stata una sua compagna di corso a Stanford, due o tre fotografi seguivano il contropiede involontario di Jason Kidd per il solo fatto di aver ricevuto. Nell'azione precedente di Darius Miley in post basso avete notato che Olowokandi non si è neanche interessato dell'ipotesi rimbalzo, e questo resta uno dei grandi enigmi. Obiettivamente, in una lega con pochi centri, Olowokandi è un giocatore che guadagnerà milioni di dollari per i prossimi anni, ma come diceva Taylor, quello che è andato a Houston dovrebbe mettere un po' di muscoli mentali prima. Panchina per Kenyon Martin, e onestamente i New Jersey Nets sembrano più equilibrati, soprattutto dal punto di vista difensivo, quando hanno Jefferson nella posizione di ala pico. Questa palla è sinfonia, ma Van Horn non riesce a tradurla in due punti. Poi Miles controlla un pallone che stava sfuggendogli attorno alla linea di metà campo. Passaggio di Jason Kidd con un senso dell'anticipo e del tempo veramente da grande musicista. A vuoto l'anticipo, va per la schiacciata Olowokandi. È veramente un giocatore che ha addosso una specie di maledizione. Jason Kidd stavolta mette nei guai Aaron Williams. Infrazione di passi, direi più colpa di Jasone che di Williams. Sì, perché una palla in traffico a lungo in corsa la puoi dare a Tim Duncan, fai un pochino più di fatica con Williams. Nell'azione precedente la schiacciata di Olowokandi è stata mandata sul secondo ferro con Richardson, scusate, con Jefferson a centro area, quindi con un giocatore di 1,95. È veramente difficile spiegarsi ogni tanto quello che fa Olowokandi, è veramente difficile se uno non ritorna a quei giorni spiegarsi come sia finito al numero uno assoluto del draft, però bisogna assolutamente ricordare quali sono le valutazioni che vengono fatte prima delle scelte. Olowokandi è stato portato in palestra, gli hanno fatto fare delle prove e il risultato che era praticamente un atleta fuori dal mondo. Atleta fuori dal mondo, nigeriano, giocatore ancora tutto da rifinire, il pensiero ti corre al vecchio Hakim. Sicuramente, anche perché era primatista di salto in lungo delle scuole inglesi, perché questo ragazzo viene dall'Inghilterra, ha un forte accento inglese, legge i giornali inglesi, ecco, sì, però fa il centro nell'NBA, dicono di lui, ma non ha scelto lui di essere stato chiamato col numero uno. Sì, però prende i soldi per essere stato chiamato col numero uno. E l'atteggiamento complessivo è veramente deludente. Qua finalmente va a alzare il volume della radio dentro. Io mi ricordo, ero a Pacific un giorno, che è entrato nella stanza del suo vice allenatore e, anziché domandare a che ora c'è allenamento, chiedeva a lui sulla politica estera di Truman. Sì, bene, per carità, ragazzo splendido, però parlare di basket ogni tanto, ancora qua, sembra non interessarsi dell'ipotesi Williams. Uccellato dall'ex giocatore di Arese, che fa più 4 New Jersey gli ultimi 6 minuti del secondo quarto. Clippers che comunque continuano a essere assolutamente a contatto con quella che è, secondo i numeri, la miglior squadra della Eastern Conference. Kuzner dentro ancora per Olowokandi, che gioca meglio frontalmente rispetto al canestro, che spalle a canestro, poi però prende un tiro a non alta percentuale e lo sbaglia. Lucius Harris arriva sul lato di Keith Van Horn, deviazione con il piede da parte di Quentin Richardson. Dicevamo dei numeri, i Nets hanno 2.5 partite di vantaggio su Boston Celtics e Milwaukee Bucks, hanno vinto 6 delle ultime 8, hanno dimostrato di poter vincere anche senza Kenyon Martin. Insomma, mi sembra che facciano più sul serio di quello che si possa pensare, soprattutto vedendole in questa spezzone di partita e in quella intera contro Orlando che abbiamo visto. Sì, ci credono, è un progetto a cui credono, a cui aderiscono, un progetto del loro allenatore. Volevo far notare che nel trio arbitrale c'è Mark Davis, che è considerato Dr. T. Junior, nel senso che, come Steve Javy, pur essendo entrato ieri, ha ammannito tecnici a destra e a sinistra. George Karla gli stava per mettere le mani addosso recentemente, Karla alla fine ha detto: ha fischiato 30 volte, 26 contro di noi, 21 sbagliate, e all'interno di quelle 21 c'erano anche un paio di T. Personaggio che sta facendo discutere l'NBA. L'NBA ha un po' di problemi con gli arbitri, Flavio, la mia impressione. Eh sì, effettivamente c'è da lavorare da questo punto di vista, anche perché tutti sono più attenti che mai, mentre arriva il primo canestro e anche i primi punti della partita per Jason Kidd. 2 punti, 3 rimbalzi, 5 assist, classica line, come si dice in gergo, ovvero sia strisciata dal punto di vista statistico per l'ex giocatore dei Phoenix Suns. Richardson con la finta di tiro che è da onorare, poi il palleggio arresto a tiro che finisce molto corto, ma trova comunque il ferro. Harris
per l'azione di Kidd. Kidd prende il tiro piazzato e mette due canestri da fuori in due azioni. L'impressione è che il principio di Scott sia marcare se si può il centro davanti e poi eventualmente ruotare è una scelta che mi sembra a questo punto di tipo tattico e continuativa. 8 di vantaggio per i New Jersey Nets, ultimi 5 minuti del primo tempo. Richardson dentro per l'uno contro uno di Miles, tutti fermi nell'attacco dei Clippers. Miles poi è troppo atleta per Van Horn, che non riesce assolutamente a contenerlo, però l'attacco dei Clippers è molto molto esitante, molto soggetto ad alti e bassi. Questa è una squadra che va un po' dove la porta la percentuale di tiro, ma la percentuale di tiro non nasce solo dalla vena del tiro da fuori, quanto dalla selezione, dal lavoro proprio d'assieme, uno contro uno, dal palleggio di Aaron Williams, tiro tutt'altro che facile, e due in corsa per il 34 dei Nets. Usando ancora molto bene la mano sinistra, giocatore estremamente interessante, può giocare due ruoli a livello dell'est, può giocare anche centro, essendoci poche alternative serie in quella posizione. In giro per la parte est del tabellone, e Nets che stanno tirando oggettivamente bene, però la qualità dei loro tiri è molto alta. Grandissima palla di Richardson per Rick Kasner, che segna col contatto all'interno di quell'area. Quando non c'è McCullough, direi, si vede e si sente. Si vede e si sente, obiettivamente non c'è ingombro. Dicevamo degli eccentrici, perché non mi sembra ci sia un altro termine, Los Angeles Clippers. Per quale motivo non devono dare a Rick Kasner il contratto garantito? Per un motivo molto semplice, perché vogliono far chiaramente capire che è un privilegio giocare ai Clippers. Questa è una cosa di cui hanno abusato in passato e stanno abusando adesso, perché quante altre volte gli ricapiterà di mettere insieme un gruppo di giocatori che vuole giocare ai Clippers? Anche perché i Clippers hanno sede a Los Angeles e tutto sommato ci sono posti peggiori per giocare anche nella NBA. Jason Kidd dentro per Van Horn, il suo classico tiro che va cortissimo. È tornato McCullough, si fa subito sentire nell'analizzare la prova dei Clippers, senza poter stabilire un necessario rapporto di causa-effetto. Giova però ricordare che siamo al cosiddetto e famigerato back-to-back, ovvero sia seconda partita in due notti. I Clippers finora hanno 4 vittorie e 3 sconfitte nella prima gara del back-to-back, 2 vittorie e 5 sconfitte nella seconda gara del back-to-back. E il back-to-back, quando sei in trasferta, può voler dire arrivare nella città in cui giocherai alle 7 di sera alle 3 del mattino. Metteteci tutto quello che volete, fate tutti i discorsi di motivazione, di come si gioca nell'NBA che volete, però non potete disconoscere. Pensate a come vi sentite voi, a come ci si sente quando ci si alza presto alla mattina o si va a letto tardi la sera, bisogna lavorare il giorno dopo. Questi per lavoro corrono, qualcuno più degli altri, come Di Maios. In effetti, in una tournée come questa ci sono giorni in cui ti alzi al mattino e proprio le gambe non le senti più, e la sera devi andare a giocare contro gente che, come vedete, si dà da fare. Sinceramente i Clippers possono anche avere un linguaggio del corpo di questo tipo, però non giustifico sinceramente l'atteggiamento in generale di alcuni dei giocatori. Assolutamente, però con la panchina è andata un po' meglio, e non a caso la panchina dei Clippers dal punto di vista delle realizzazioni è la quarta di tutta la NBA, dietro a quelle di Orlando, Utah, Phoenix, e davanti a quella dei San Antonio Spurs. Lo scorso anno è stata addirittura la prima a 37 punti di media, deviazione di Van Horn, e poi lo walk-in di tocca in qualche maniera, Miles va per la palla vagante. Se arriva prima Martin su questa palla vagante è proprio perché Miles è un po' stanco, poi un tiraccio che trova solamente il tabellone, materiale edilizio puro. Già dall'altra parte Lamar Odom, uno contro uno dal palleggio per Miles, è il suo passo in avvicinamento, altri due per Di Miles, Clippers in linea di galleggiamento. Sì, e se si accoppia con Lucius Harris in quella situazione lì diventa abbastanza complicato marcarlo, si svita molto bene. Proprio recentemente Miles ha raccontato della sua assoluta devozione per Michael Jordan, Michael Jordan che lo ha ispirato, e diciamo tecnicamente sono un po' giocatori lontani, se non altro le Nike, quelle giuste, ce le ha sempre avute ai piedi. Le Nike, la felpa, tutto il materiale praticamente che veste in campo e fuori, tranne la maglia dei Clippers, è targato Michael Jordan, e questo è un altro dei metri per giudicare che cosa significa per questi ragazzi giocare contro Michael Jordan. Per Miles ancora di più, perché Miles fa parte di un gruppo che è denominato proprio Team Jordan. Esatto, e che quindi è rappresentato anche dal famoso David Falk. David Falk, che non è stato particolarmente amato dai Clippers, direi anche ricambiato in questo senso. A proposito di Jordan e Martin,
ma come sul piccolo errore, Marty, recentemente, o sbaglio? Che non riguarda l'uso dei prodotti per capelli, ma riguarda il fatto di aver detto a Michael Jordan: sai che non sto proprio bene, non riesco a piegarmi. Ah sì, bene, buona notizia, risultato 45. Sì, da quel momento in poi lo ha attaccato continuativamente, come diceva Flavio, 45, commento di Byron Scott, ecco, abbiamo fatto una bella trasfusione a uno squalo, quello è un assassino, gli dici che stai male, e Jordan è maestro comunque nell'andare da uno così e darti bene, forte, ecco, finalmente ha dimostrato che sei tu, lo tira dentro a fare due chiacchiere, porta via l'informazione che gli interessa e poi va per la giugulare. D'altra parte, non ce ne sarà mai più uno così. Martin che sbaglia da lontano dopo un canestro di Quentin Richardson che non depone esattamente a favore della difesa dei New Jersey Nets, 49-46 il vantaggio per i padroni di casa a ridosso degli ultimi 90 secondi del primo tempo. Ormai si va stabilmente in post basso da Darius Miles, spinta di Van Horn. La difesa dei Nets è la quinta nella NBA per la miglior percentuale, quindi la peggior in questo caso percentuale concessa agli avversari, è la quarta per il maggior numero di palle perse degli avversari, è la sesta per stoppate. Sono tre graduatorie assolutamente chiave per valutare una difesa, però onestamente la difesa che abbiamo visto contro Orlando e in questa gara contro i Clippers mi convince fino a un certo punto. Sì, c'è meno pressione di quello che si è visto in altre circostanze, in linea di massima non mandano la palla dove vorrebbero, hanno momenti di amnesia ed effettivamente senza McCollum c'è poco ingombro. Comunque, come vedete, in quell'area linea di massima una penetrazione non la si nega a nessuno. Qui c'è Olowo Kandi che va in interferenza. Ecco, ancora una volta possibilità di schiacciare e la faccia di Gentry è tutto quello di cui avete bisogno. Era anche quella che aveva Philadelphia, si è fatto espellere per cercare di motivare i ragazzi, ma questi quando lasciano il prefisso 2-1-3, quello del centro di Los Angeles, non sembrano più gli stessi. La difesa dei Clippers invece è abbondantemente al di sotto della sufficienza in questo primo tempo, 5 di vantaggio per New Jersey. McInnis che lavora dal palleggio, palla che non viene ribaltata e sta troppo sullo stesso lato per i Clippers, alla fine va dentro per Olowo Kandi, altro tiro, altro errore, a rimbalzo lavora da par suo Elton Brand, il rimbalzo d'attacco è il suo numero migliore, miglior rimbalzista d'attacco della NBA con 4,2 rimbalzi di media, che è qualcosa di veramente straordinario per un uomo di 2,2 metri con mezzi fisici in questo mondo fuori dal comune normali. Anche lui rappresentato da David Falk e sorprendentemente arrivato dove David Falk non voleva vedere nessuno. Se vi siete mai nella vostra vita domandati come mai la seconda chiamata assoluta dell'NBA di qualche anno fa, Danny Ferry, non ha giocato subito per l'NBA ma ha giocato per il messaggero, la spiegazione è duplice: A, lo rappresentava David Falk; B, l'avevano scelto i Clippers. Clippers e Falk andiamo male, c'era stato un riavvicinamento e poi c'è stato il caso Taylor, braccio di legno Sterling, ha detto: sto Taylor te lo tratto come una mia pupilla. Non gli ha rinnovato neanche il contratto, ma gli ha offerto molto meno della stagione precedente, perché questa è l'altra grande specialità della casa. Se tu fai una trattiva con i Clippers, tipo Mike Fratello, ti offro 2 milioni di dollari, poi la settimana dopo ti offrono Mike, vuoi venire da noi? Ho l'offerta che fa il caso tuo, 1,7. Sì, ma la settimana scorsa mi avevo offerto 2 milioni e la settimana dopo ti offro ancora meno. E capite, si va un po' a uno stallo. Sembra l'altro Giovanni e Giacomo con la moneta da 500 defunta nel carrello del supermercato. Qui intanto sta finendo il primo tempo, ambedue le squadre sono oltre quota 50. I Clippers, miracolosamente, a vedere lo sviluppo della partita, sono abbondantemente ancora lì. Lasciano un altro tiro gratis a Van Horn, ringrazia l'ex giocatore di Utah, fa più 4 New Jersey, già dall'altra parte Miles si trova per aria, rischia l'infrazione di passi, trova il contatto e Andre Lunetta con il tiro libero, anzi con i tiri liberi, attenzione però a far andare a quota 100 New Jersey Nets, quest'anno 9 centelle in stagione e 9 vittorie. Ed Elton Brand quest'estate, il giorno del draft, aveva saputo con un paio d'ore d'anticipo sul draft che ci sarebbe stato quello scambio. Falk l'ha chiamato dicendo: non è che adesso vuoi andarmi ai Clippers, magari, ha detto Brand, c'è il mio migliore amico, Lamar Odom, con cui era compagno di selezione scolastica, c'è un gruppo fantastico, e Falk ha dovuto chiamare i Clippers e dire: allora per quello scambio si può fare, adesso vediamo, ma vabbè dai, viene. Ed eccolo qua Elton Brand, che regala abbastanza tranquillamente il solito 20-10, Kidd tira da un altro prefisso telefonico e altra tripla. 58 addirittura per New Jersey e Kidd per poco inventa il canestro del secolo, un paio di giocate di Jason Kidd che nobilitano un primo tempo, per il resto abbastanza sciapino,
Jason Kidd e New Jersey Nets comunque in vantaggio con 58 punti segnati. Clippers sempre in partita. Questa, ripeto, è classe, non acqua. Questa assolutamente è classe. Il giocatore come, francamente, non ce ne sono nell'NBA. Ha ragione Bob Cousy. Gli unici due playmaker sono lui e il figlio del locandiere irlandese che gioca a Salt Lake City. Eccolo qui, Jason Kidd. Questo è un tiro che la dice lunga su quella che sarebbe la sua potenzialità offensiva se pensasse solo a far punti. E qui parliamo di fantasia. Ha proprio tirato e ha detto: per poco ne metto altri tre. Intervallo alla Continental Airlines Arena. Il sindaco, lo scrittore, il consigliere comunale. Un piano regolatore che nessuno ha mai discusso, nessuno ha mai visto. Latina Oggi, il grottesco e sconcertante ritratto di una piccola realtà cittadina, firmato da Gianfranco Pannone. Io credo che noi dobbiamo riportare la città com'era veramente fino al 1944-45. Vincitore del premio DOC all'ultimo Festival di Torino come miglior documentario italiano. Come la devo chiamare? Sindaco, professore? Federale! Per DOC Reportage, Latina Littoria, martedì 15 alle 21 su Telepiù Bianco. Voilà, voilà. Voilà. Pronaso, barbiera a domicilio. Campo difficile per una vittoria obbligata. L'Inter a caccia della vetta. Il Perugia di un'altra grande sorpresa. In diretta e in esclusiva Perugia-Inter, domenica 13 alle 19.30 su Telepiù Bianco. Courtside countdown. Notizie dal sommerso NBA. Sì, John Wallace esiste ancora. And Wallace with a strong finish. Sì, il trattore esiste ancora. Tractor trailer, two-hand hammer. Oh my goodness, he's coming for dinner. What an attack. Volete un nome per il prossimo mercato NBA? Segnatevi James Posey. A destra di Richardson c'è un altro rookie che va spesso sopra il ferro. Richard Jefferson. Count the bucket on a one-hand hammer job. Segnatevi questo nome, Indochin. È un antinfiammatorio che ha rimesso a posto Shaq. Kobe poi sta benone. Beh, ormai è chiaro, nessuno nella storia dell'NBA è mai andato sopra il ferro come Vince Carter. Segni di vita da The Big Nasty è ancora abbastanza cattivo. Corliss Williams. Il primo a non crederci è lui, Jermaine Jones. Tra i killer NBA, uno che ha grande reputazione, Steve Francis, eccolo allo scadere. 3 seconds, down to 2, Francis with a little run. Oh, he got it! Huge! Stevie Francis with the game winner! Onore il tramma. Materia da romanzo, prosegue la storia di Michael Jordan. Oakley to Mercer. Mercer on the run. Oh! Well, we
Alvin Gentry e Los Angeles Clippers alla Continental Airlines Arena, New Jersey Nets in vantaggio dopo 24 minuti di gioco. Siamo sempre in quel tour a est che dirà molte cose sulle possibilità dei Los Angeles Clippers in questo campionato. La differenza è tra fare un campionato onorevole e arrivare ai playoff, che nella Western Conference è di per sé un'impresa. Spinte in post basso e fallo di Kenyon Martin ai danni di Lamar Odom. Kenyon Martin che sta giocando letteralmente sulle uova. Si è trasformato, ma ovviamente sottotono, proprio si vede che gioca controllato. Se un ragazzo col suo tipo di personalità e di esplosività gioca controllato, lo perdi per metà. Ricezione per Alton Brand. Brand va dal palleggio, schiaccia per terra per Odom. Non abbiamo visto moltissimo primo tempo. McKinnis manda per aria un tiro di quelli speciali allo scadere dei 24, poi sulla palla vagante si avvenda Pajakowski. McCulloch cerca di fare ostacolo, alla fine gli arbitri si decidono per una palla contesa che mi sembra assolutamente legittima. Inizio ancora abbastanza letargico dei Clippers, soprattutto non c'è movimento nell'attacco a metà campo, si mette la palla in mano a uno e gli si chiede di fare qualcosa, appunto. Odom e addirittura nulla di Pajakowski, che chiaramente è il giocatore che vive del movimento della palla su metà campo, è il loro miglior tiratore uscendo dai blocchi, presenza diciamo così impalpabile nella prima frazione. Però piano dello spogliatoio, quando c'è da scegliere la musica si va tutti con la musica di Pike. Sicuro, un vero e proprio separato in casa. Allora a Pike piacciono i Doors, niente male. Poi gli piace James Taylor, lo so, io Fire and Rain, esatto, qualcosa lì. Ragazzi, i ragazzi della fascia Names, c'è già DMX parato da spogliatoio e allora lui porta il suo piccolo Walkman e si sente You Got a Friend. Diciamo che c'è qualche problema di compatibilità culturale tra Pajakowski e Elton Brand. È andato a raccattarsi un paio di tiro libero col di tiri liberi col sudore della fronte. 58-54 il vantaggio per New Jersey Clippers, che recentemente hanno anche provato con discreto successo un po' di zona. Palla dentro di Kiddles per uno contro uno di Kenyon Martin. Martin va dal palleggio, Brand difende bene, non c'è aiuto, poi segue Kenyon Martin e non viene convalidato questo canestro. Interferenza offensiva come verso la fine del secondo quarto. Lo walk handy meno 4 per i Clippers, un autentico affare, anche perché il linguaggio del corpo dei Clippers in questo inizio di secondo tempo, diciamo di terzo quarto, mi sembra migliore. Probabilmente avremo una partita. Va a lavorare dal palleggio McKinnis, blocco per Pajakowski, poi lo walk handy è libero, ma McCulloch lo marca davanti, allora la sponda, Odom mette la palla bene in mano al suo centro che va a bersaglio, fischio prima del contatto falloso, credo per un'infrazione di passi. Esatto, il de bottega del Davis, infrazione di passi. Questa idea di marcare davanti indipendentemente dall'avversario è interessante, lo fanno in pochi nell'NBA, certo che con i passatori che ci sono nell'NBA, mandare la palla poi in post alto e dietro quell'uomo non mi sembra così difficile. Schifezza sull'asse McCulloch Martin, recupero per i Los Angeles Clippers. In questa faccia ci sono tutti i dubbi di un ragazzo che cerca di sorridere, di dire oh sono simpatico, non c'è problema, non ho assolutamente accusato la sospensione. Oltretutto con la sospensione, anzi con le sospensioni, se ne sono andati quei 350 milioncini che potrebbero sempre far comodo. Per carità, a casa Martin quella originale farebbero addirittura comodissimo. Altro ragazzo che viene da un background non facilissimo. Oh, si è fatto vivo The Polish Rifle con due. Due per Pajakowski, due di vantaggio per i New Jersey Nets. Kerry Kiddles in possesso di palla. Ecco Martin che batte Brand, prende l'arresto e tiro, lo appoggia al vetro e va a bersaglio. Martin che giocherà invece la partita delle matricole contro il sophomore, è il secondo miglior realizzatore NBA nei giocatori al secondo anno. Poi mentre ormai The Polish Rifle è in ritmo e arriva nei punti, poteva anche scegliere a chi regalare i sergozzoni. Malone, e qui peraltro diciamo l'approvazione del resto della Lega. No, McGrady è un intoccabile, tra l'altro è un bravissimo, McGrady è uno di quelli che non è mai sporco nel suo gioco e ha detto mi ha mancato di rispetto, ha messo a repentaglio possibilmente il mio futuro come giocatore di pallacanestro, questo non si fa. In effetti c'è stato un coro unanime contro un giocatore che ha fatto un fallo che non c'era in nessun senso in quella partita. Molto più aggressivo Odom, molto più aggressivi Clippers in questo secondo tempo. Intanto avete visto la fiducia di Jason Kidd nelle doti atletiche di Kenyon Martin e la giocata non è riuscita perché Martin è stato spostato, altrimenti ci poteva anche stare a deviazione di questo alley-oop. Esatto, papà porta ed effettivamente Martin
senza ombra di dubbio il miglior alzatore di alley-oop che io personalmente abbia mai visto, non so tu. Fantasioso, Bruce. Poi si apre per ricevere Van Horn, palla dentro per McCulloch che non la mette per terra ma la ridà fuori immediatamente a Jason Kidd. Attacca Kidd, poi libera Kerry Kiddles. Che bella cosa, oltre a giocare a pallacanestro con Kidd. Beneficiati un po' tutti, peraltro McKinnis prima decide di passare davanti su quel blocco, poi cambia idea, si ferma e a questo punto sai sanguinare che non aspetta altro per servire un compagno, mettersi in proprio. Bella partenza di Elton Brand. Sulle doti di difensore di Van Horn ci sarebbero altri capitoli da aprire. Vuoi andare tu con pagina 1? No, qui è il quarto fallo. Il problema è quelli, diciamo, alla Miles che penetrano non li tiene per problemi di piede. Quelli alla Brand che giocano di fisico non li tieni per problemi di fisico. Mancano pochi nell'NBA. Eh sì, ne rimangono pochi, specialmente nei ruoli dove deve difendere lui, giocatore che ha una mano stupenda, una grande etica del lavoro, ovviamente in attacco la sua parte la fa quasi sempre, però non è quella grande speranza bianca di cui parlava Jason Williams, anima e cuore dei New Jersey Nets, fino a che gli infortuni lo hanno levato purtroppo al basket giocato. E soprattutto ci hanno levato un'altra messe di aneddoti relativi a questo giocatore che ultimamente è anche entrato in polemica con Byron Scott perché ha detto ma io lo so perché hanno dato quel colpo a Malone, perché Scott aveva messo una taglia di $50 sulla testa di Karl Malone, non lo avesse mai fatto ovviamente. Scott ha detto, intanto se metto una taglia non sono così pidocchioso da metterne $50 e poi quale taglia, Jason? Adesso voi vi immaginate se tutte queste conversazioni fossero traducibili nel nostro campionato italiano di calcio. Ogni settimana abbiamo da raccontarvi decine di queste storie perché questi vivono in un mondo a parte, gestito in un modo a parte, e obiettivamente sembrano su un altro pianeta da molti punti di vista, quello atletico innanzitutto e quello dei comportamenti poi forse ancora di più. Fallo in attacco di Pajakowski, avete visto cosa significhi giocare lontano dalla palla in questo campionato? Kiddles ha molto spazio per questo tiro. Liberi i giocatori NBA, vedrai che tanto bene non ti vanno le cose. Qui blon blocco obiettivamente di Kenyon Martin che fa della fisicità la prima sua dote, questo blocco è stato eseguito bene, 8-0 di parziale. E neppure 4 minuti giocati in un terzo quarto che i Clippers avevano iniziato in maniera promettente e poi le cose sono andate un po' a sud, come si dice in gergo degli Stati Uniti. Odom per McKinnis, arresto, tiro e canestro per Buo. Sicuramente mettere dei punti e anche tanti su un tabellone NBA. Recentemente per esempio ne ha messi 27 in una partita della parabola. Bellissimo canestro di Kerry Kiddles, secondo me, per questo sistema. Eccellente, sì. E obiettivamente quando ha davanti Pajakowski, poi se lo porta nelle zone del campo dove Pajakowski non lo può marcare e gli segna canestri addosso a ripetizione. D'altra parte con la carestia offensiva che hanno avuto i lunghi tratti Clipper di Pajakowski hanno bisogno. E vedete che c'è un altro beneficiato, era ancora Kiddles. È veramente curioso perché Jason Kidd, che è un pensatore positivo, può far uscire qualsiasi numero alla lotteria. I Nets hanno avuto 8 giocatori in una serata. Non credo ci sia con questo i numeri. D'altra parte può far contento chiunque, compreso fila di Kiddles nel 10-2 di parziale aperto per i New Jersey Nets che hanno un quintetto in doppia cifra. Van Horn 15-9, Martin 15-8, Kidd 14-3, Kiddles 12-4, McCulloch 10-5. Questa è veramente un'impresa, questo è veramente qualcosa di clamoroso e questo è il motivo per cui si discute molto seriamente di un Jason Kidd MVP, che sarebbe anche un segnale. Bello chi salta, bravo chi prende 20 rimbalzi, però questo è un gioco di squadra, anzi è il gioco di squadra. Esatto, oddio. Naismith, e mentre qua un altro beneficiato era ancora Martin che va un po' troppo alto e Davis arriva con la randellata, si è appeso, niente. Non se ne parla neanche. Non se ne parla neanche. E l'operazione simpatia nei confronti iniziata, ed è iniziata anche nella maniera giusta, è stato portato a Good Morning America, che è un po' quella cosa tipo Luca Giurato la mattina, dove lui ha parlato del matrimonio con Giumana, ha recuperato i gemelli, di quanto sia bella l'America. Ecco perché l'anno scorso tutto questo avrebbe preso a schiaffi la signora Giumana, che diciamo così l'ha preso in una serata dispari e c'era un problema di patatine e yogurt. Guarda, se un giocatore del genere deve andare a giustificarsi per un incidente familiare di questo tipo, per questa è l'America, prendere o lasciare. Prendere o lasciare, però anche chi l'ha detto, ecco, in linea di massima sarebbe l'ultima volta che parlo di questo, anche perché è successo un po' di tempo fa, adesso parliamo. Giocando
molto bene e abbiamo parecchi testimoni oculari. 11 suoi compagni di squadra di sicuro. A quelli di sicuro Odom vuole spazio per giocare a due con Olowokandi. Olowokandi poi pesca il taglio di Magheri e finalmente si illumina la metà campo offensiva dei Los Angeles Clippers, che però rientrano con la seconda. Olowokandi a passeggio, due facili di Kerry Kittles, che giocata però di Odom. Stupenda, però con la seconda è rientrato un quattrocentista mancato come Corey Maggette, e obiettivamente Corey Maggette probabilmente ha preso male il fatto di essere tornato sulla panchina dopo il rientro da sospensione di Lamar Odom, perché è impossibile che venga dal pino e si faccia battere sullo sprint in questo modo. Ma perché Olowokandi per esempio può aver fatto partenza dalla piccola e tirace, poi in difesa gira attorno dalla parte sbagliata a McCallum e gli regala questi due? Bella domanda, mentre ci sono solo certezze, quest'ultimo Moncherie che ha messo a centro area prende gli assist 10 anche per stasera. Tassambe è parecchio da coraggio. Attacco in mezzo tra Martin e Kidd, manda per aria un piccione viaggiatore che è preda di Elton Brand, e adesso capite perché Elton Brand è così importante in questa squadra. Brand viene sempre più o meno con la stessa testa alla partita, anche se un gomito gli fa un male cane, gioca, magari non fa sempre 20 punti e 10 rimbalzi, anche se di media ci va vicino, però gioca con una certa mentalità. Guardate il linguaggio del corpo di Olowokandi e fate i dovuti paragoni. Sì, molti di quelli della front line dei Clippers pensano se giocasse con te, quell'altro, si farebbe diventare un giocatore da 30 e sera. McCollum c'è in ampia doppia cifra già stasera. Adesso però Flavio ti faccio giocare a Real GM, che non è solo un sito internet di un certo quale interesse, ma è anche un gioco interessante. Allora, quest'estate sei Donna Sterling. Il rinnovo del contratto a chi lo dai? A Brand con tutto quello che hai detto prima o a Odom con tutto quello che hai detto prima? Se sono Fabio tranquillo, sempre a Odom. Se sono il general manager dei Clippers, se devo pensare al bene della franchigia, che probabilmente non è destinata a vincere dei titoli nei prossimi 5 anni, forse a Brand, perché se perdo una presenza come quella di Brand stabilizzatrice, poi possono essere guai dal punto di vista dell'approccio alle partite. Qui intanto Kerry Kittles è diventato inarrestabile. Sì, è andato in ritmo. Ovviamente i Clippers potrebbero tranquillamente dare l'estensione a tutti e due, ma per Ligno non se ne parla proprio. Palla per McKinnis dalle mani di Darius Miles, ancora uno che palleggia e quattro che aspettano quello che deve succedere. McKinnis segna ed è un gran canestro, è una bella idea portare gli esterni dei Nets vicino a canestro con McKinnis, però non può essere un attacco in tutto. Penetra e scarica per Kenyon Martin, che va in arresto e tiro e manda per aria una roba bruttina, anziché no, la Marodom in transizione. Clippers che proprio non riescono a correre, e se non riescono a correre sono una squadra che sta sotto il 100% del proprio potenziale offensivo. Prima gara stagionale, 9 schiacciate contro il San Antonio Spurs, conosciamo i Clippers che camminano, ovviamente fanno diversamente. Fa un attacco sinceramente non facilmente comprensibile di Olowokandi, l'antidoto a Kerry Kittles e Darius Miles, che è tornato sul terreno di gioco, ma McCollum sta facendo il vuoto. E sono due ancora per il centro canadese dei New Jersey Nets, che adesso sono al massimo vantaggio sul 79-66. Taglio di McKinnis, Brennan palleggio, lavora bene Collins contro di lui, palla riaperta per Odom, tiro da tre sbagliato, rimbalzo di Collins, ancora una volta molto attivo, apertura per Kittles, finalmente contenuto in transizione questa volta da Miles, poi salta totalmente la difesa. Pessimi Clippers, e in questa azione proprio c'è stato il più classico dei vai se lo fai contro Jason Kidd, poi scappa da ridere a Giasone. Decisamente, finalmente si sveglia qualcuno alla Meadowlands. Applausi, neanche poi travolgenti. Io ribadisco, guardate che fra due anni se ne va. Io approfitterei per vederlo dal vero, no Luke, sempre beneficiatissimo. Todd McCullough, durante la settimana si sono dati da fare sul mercato i New Jersey Nets. Come cambio per Jason Kidd, diciamo come terzo cambio, hanno preso Anthony Johnson. Ma questo qua non doveva fare la riserva di Basile, invece fa la riserva di Kidd, che è una discreta escursione. Eh sì, una discreta escursione, con tutto il rispetto ovviamente per il nostro amico Gianluca. Anthony Johnson trattato un mese fa circa dalla Fortitudo, mentre McKinnis prende un altro tiro abbastanza difficilmente spiegabile, poi
sono tiri che tendono a far correre gli avversari. Questa volta non riescono a far correre perché la palla non va nelle mani di Jason Kidd. Kerry Kiddles schiaccia per terra per McCulloch, taglio di Collins, non riceve la palla del canadese che ha presunto un po' troppo dalle possibilità dei panchini. A riposare c'è Lucius Harris sul campo, possibilità di parziale per i Clippers, altro lampo. Sì, che comunque a New York, perché si tratta di prendere un autobus e farsi 30 minuti, la distanza è corta, comunque 10 miglia, Basile secondo me è più forte di Anthony Johnson, è per quello che ho pensato che sarebbe stata la sua riserva Anthony Johnson. Intanto il taglio per il numero 12 per Lucius Harris, palla che non arriva, si vede che è sulla panchina dei New Jersey Nets. Jason Kidd, di certo fare la riserva di Jason Kidd è una delle cose più difficili in assoluto, ma come vedete Anthony Johnson sembra destinato a fare il play per le situazioni di emergenza e non la riserva, che rimane almeno fino a questo momento Lucius Harris, che non nasce come playmaker ma anzi come stella della sua squadra di college, che aveva come altro esterno un certo Brian Russell. Russell sembrava un signor nessuno, la stella era Harris, poi l'NBA ha detto di cose diverse. Esatto, le vie sono tortuose e si lavora in un modo strano nei destini degli esseri umani. Negli altri movimenti di mercato sono stati tagliati anche Derrick Dale e Goodrich ed è stato rilevato Donnie Marshall, che era già stato al camp e aveva fatto sostanzialmente la prestagione con i Nets. Sono movimenti marginali, sempre tenere presente un vecchio detto NBA: se domani mattina togliete dal 9 al 12 una squadra NBA, A, i compagni non se ne accorgono, B, non cambia proprio niente, con tutto il rispetto per chi lavora dal 9 al 10 al 12esimo nell'NBA. Oh, Johnson è qua perché ha una raccomandazione di ferro sulla panchina di Baron Scott come assistente, c'è Eddie Jordan, noto come il ladro di Bagdad dai tempi in cui giocava, che l'ho avuto a Sacramento nel 97, Sacramento pre quelli forti di adesso. Bravo. Vedi. Ma come fa a trovare sempre un posto in una squadra NBA? Bianco, nato e cresciuto dal punto di vista cestistico a Princeton, IQ straordinario, in allenamento non batte ciglio, in trasferta, anche se ne sa il triplo di tutti gli altri suoi compagni, porta le borse, cosa vuoi di più dalla vita? Intanto va a rimbalzo forte Jason Collins, ma controlla il pallone solo mercé un fallo, quindi recupero di palla per i Los Angeles Clippers. Sulla panchina McCulloch cerca di tenersi buono Jason Kidd, in linea di massima mi sembra un'operazione intrisa di saggezza. È tornato anche Jefferson, Aaron Williams fronteggia contro Lowe Candy, pallone consegnato per il ricciolo di Kerry Kiddles che va leggermente corto, fasi di gioco meno spettacolari con l'uscita di Jason Kidd. Per fortuna c'è Lamar Odom, arriva il contatto, non arriva il fallo che vorrebbe Odom, possesso Clippers. Non sarà rookie dell'anno, ma un difensore più forte di Richard Jefferson tra i rookies, io devo ancora vederlo. Sì, e magari un posto in quella selezione che giocherà la partita delle stelle, poteva anche trovarlo, invece non l'ha trovato. Lui dice non c'è problema, l'importante è riuscire a mantenere il nostro primo posto a est, non è la prima volta che vengo snobbato nella mia carriera. Gran per eccellente difesa di Jefferson, poi il rimbalzo d'attacco arriva ai Clippers, tiro strano e questa volta non credo ci fossero problemi di 24 secondi perché la palla mi sembrava avesse toccato in... La decifrazione dei Clippers è sempre simile a quella della serie di Rosetta. Sì, complicato, e all'interno di questa decifrazione assolutamente inintelligibile McInnis, che è il più grande affare dell'NBA qualità-prezzo, però oggi sta veramente giocando con il cartello con scritto play me or trade me, o mi fate giocare, che per la verità anche perché altri non ce ne sono, se no si passa all'elfo tra le sequoie Boykins, or trade me, e prima o poi si farà anche cedere. La rimessa effettuata per la Odom, che in questo momento è a ma Odom, se deve giocare in questa maniera, cioè partire col pallone in mano, diventa meno efficace di quello che può essere se questa situazione viene giocata negli ultimi, diciamo, 10-12 secondi di un'azione. Palla dentro per Olowo Candy, altro tiro, altro errore, poi rimbalza per McInnis. McInnis che lavora dal palleggio, ci sono sempre almeno tre giocatori fermi, piantati per terra, non coinvolti in un'azione dei Los Angeles Clippers. Se questo era, almeno a giudicare dall'inizio per i risultati e da questa partita finora, il viaggio a est del pull up, è caso di molto caso di shut up, e l'abbiamo imboccato e arriva il nostro elfo tra le sequoie, giocatore cult, più piccolo di Spud Webb, decisamente più leggero di Maxi Bowles. Indo
Junior. Ragazzi, benvenuti nel regno di Airboy Kings. Sul rimbalzo lungo va Elton Brand. Elton Brand che continua a battersi leoninamente. Guardate vicino a Brand, che è 2,2 metri e normalmente sembra piccolo. Che Boy Kings che ha avuto una strada facile, un'autostrada per entrare nell'NBA. Facilissima. Vorrei segnalarvi che ai tempi del college a Eastern Michigan il suo allenatore Brown aveva fatto scrivere sulla guida, sulla media guide, mi raccomando scrivete 5,7, perché non vorrei che gli altri pensassero che io ho reclutato uno di 5,4. Qual è l'altezza vera di Boykin? 5,4 e mezzo. Tra l'altro, quando è arrivato a Eastern Michigan, l'uomo che l'ha visto per primo a Brown ha detto: ho un gran playmaker per te. E Brown diceva: sì, dimmi un po', quant'è alto? Ma no, ma gran playmaker, vede il gioco, tiro che spacca. Sì, ma quanto è alto? Perché all'epoca non era neanche 5,4 e mezzo, ma era 5,2, quindi sotto il metro e mezzo. Guardate queste storie incredibili di questo ragazzo, che però ha ovviamente tutta la simpatia del mondo in campo, ma non, come si suol dire in questi casi, per dire che stava tanto in palestra. No, no, ci vive Recreation Center a Cleveland. Il papà gli portava la cena al campo perché lui studiava sugli spalti, rientrava per quelle ristorate. Quindi se volete giocare nella NBA essendo alti 1,55 m, sapete qual è la strada. Guardate, rispetto a Lucius Harris, leggermente in difficoltà, ovviamente deve mantenere il contatto col corpo. La palla va dentro, però non per Harris ma per Aaron Williams. Ancora una volta pennellata mancina per l'ex Resino. È partita che in questo momento la strada di New Jersey. Boykins dentro per Brand, tiro sbagliato per Lucius Harris. Harris ancora dal palleggio. Brand comunque, tornando con la discussione di prima, è un giocatore fantastico, si impegna, fa sempre il suo, è commovente, però io ho paura che una squadra con Brand come prima opzione offensiva, se non ne vince 17 ne vince 25 al massimo di partite in una stagione NBA. Quindi questa è una previsione, diciamo così, un oroscopo non entusiasmante per i Clippers 2003. Allora, se le cose andranno come si teme andranno, ecco, poi che questo tiro ce l'ha sicuramente, infatti il cotone si muove e vedete che il pubblico della Medola si sveglia, perché è comunque come Ronaldo, il giocatore di tutti. È il giocatore di tutti e non a caso è futuro ospite del Jay Leno, ovvero sia il talk show assieme al Letterman più famoso degli Stati Uniti, e lui ha detto: beh, non mi faccio illusioni, certo non mi hanno invitato per parlare di filosofia, ma ovviamente di quanto sono alto. E poi ha detto: capisco Shaquille O'Neal, parlano solo di quanto è grosso lui, e di me parlano solo di quanto sono piccolo. Buggerati dall'inizio di terzo quarto, abbastanza interessante dal punto difensivo dei Clippers, è stato Nets da lì in poi, carry kettle decisivo, più 13 Nets. E questo è il vero grande tifoso dei Los Angeles Clippers, Billy Crystal. Secondo me però gli piacciono poco, perché cominciano a vincere troppo. Sì, esatto, non sono più le Miserable come una volta. Oddio, stasera sono una discreta imitazione del loro recente e non faustissimo passato, però hanno troppi giocatori interessanti per non essere, almeno nelle partite in casa, francamente osso poco spolpabile. E poi comunque col Kurt in campo diventa la squadra veramente di tutti i tifosi NBA. Domande che riguardano il ruolo di arbitro che Billy Crystal ha rivestito nell'indimenticabile Forget Paris, notorie le sue scenette con Barkley, Robinson, Miller, Isaiah Thomas e altri giocatori in quel film, veramente molto molto divertente, un appassionato a 24 carati. Con Debra Winger, fantastica secondo me nel ruolo della moglie, che poi si disamora un attimo del gioco, giocatori perfettamente nel ruolo di se stessi. D'altra parte, chiedere a Barkley di protestare non era un gran problema. E intanto c'è Boykins contro Anthony Johnson, maglia numero 8, fa il suo esordio in questa partita, il giocatore di cui abbiamo parlato. Vedete che il fisico c'è, sicuramente un uomo che può pressare la palla e può anche portarla velocemente da un canestro all'altro, non abituato a prendere grosse
iniziative dal punto di vista offensivo, anche se era abbondantemente in doppia cifra nella Developmental League. Questo ha sicuramente ancora qualcosa da sviluppare, ma è piuttosto sviluppato Richard Jefferson, sempre più su. Questo ragazzo francamente è destinato a un buon futuro NBA, mentre per quanto riguarda Anthony Johnson più proviene da guidato da un allenatore veramente particolare come Cressy, che è uno di quegli allenatori che può dire di avere come dittatori sudamericani il palazzo intitolato a suo nome, cioè si gioca nel campo che porta il suo nome. D'altra parte Charleston praticamente l'ha messa sulla mappa lui, e questo è uno dei migliori prodotti che ha avuto nella scuola della Carolina del Sud. 12 punti e 3 assist di media nella NBDL per Anthony Johnson, la sua squadra non è la migliore di tutti i tempi, come peraltro tutte quelle di quella lega. Anthony Johnson giocava nei Mobile Revelers, diciamo che la NBDL è ai primi passi e pattiniamo poi via. Esatto, pattiniamo decisamente via. Un altro dei provini dei Nets di queste ore, l'hanno un pochino così odorato per vedere che cosa ne veniva fuori, Omar Cook, definito immaturo, e non ho dubbi che un allievo di Riley definisca Omar Cook immaturo, anche lui rimandato nella Lega di sviluppo a Fayetteville sotto le cure amorevoli di Nate Archibald. Tiri liberi per Sean Rooks, Gentry prova tutta la panchina mentre la regia ormai si è innamorata di Billy Crystal e si parla solamente di lui e di Barbara Streisand. Sì, e a questo punto la partita però ce la stiamo fumando via. Per fortuna torniamo in Unetta, dove c'è il nonno, come viene soprannominato nello spogliatoio, Sean Rooks, che con i suoi 32 anni praticamente ha uno scranno solo per lui, perché non c'entra niente generazionalmente con gli altri. Il palleggio per Lucius Harris, adesso giocano Harris e Anthony Johnson assieme, non ne viene fuori un granché, poi ne viene fuori ancora di peggio. Tecnicamente dovrebbe essere un... E lo è, si scrivi il rimbalzo d'attacco. Altri due per Boykins sull'errore veramente puerile da parte di Quentin Richardson. Boykins dà fastidio a Anthony Johnson. Boykins che ha detto: io il mio segreto, so qual è lo spazio da lasciare tra me e gli avversari, non posso però approfondire perché sennò gli altri leggono e poi sono finito. E sicuramente deve essere un bel segreto. Guardate come fa viaggiare patona di Richard Jefferson, che giocata. Anthony Johnson per Aaron Williams, arriva anche Collins. Io aspetterei Jefferson, che si è meritato anziché no di partecipare a questo possesso. Palla dentro per Williams, poi il blocco di Jefferson. Williams prende la linea di fondo, questa volta non va benissimo dal punto di vista dell'esecuzione, ma anche momenti di leso basket. Speriamo di rivedere almeno il replay della giocata di Jefferson. Sì, e lo rivediamo, ci mancherebbe altro. Jefferson, che alle finali dell'anno scorso contro Duke, a mio modo di vedere, sembrava il principale giocatore NBA sul terreno di gioco, Shembetie compreso. Qua vediamo Brent, che alle finali con Duke c'è stato e commise un errore simile, e cioè si mise a palleggiare per il campo e commise uno sfondamento. Qua invece andiamo a vedere che cos'è la fisicità di Jefferson, che ci fa tornare a pensare una cosa di cui parlavo la settimana scorsa. L'America non produce più pivot, ma in compenso nella posizione 2-3 non sanno dove metterli, eh? E effettivamente non sanno dove metterli, e se pensate che questo comunque è un giocatore che esce dalla panchina nella Eastern Conference, capirete che c'è una certa qual abbondanza di talento. Williams dentro per la possibilità di uno contro uno di Jefferson, che pesca bene il taglio di Lucius Harris, due facili per l'uomo da Long Beach State. E direi che i Clippers nel secondo tempo, dopo i primi due minuti, non hanno più partecipato. Shut up. Boykins a centro area, ormai la folla è solo innamorata del numero 11, che recupera la sua posizione, e guardarlo vicino a Lucius Harris fa veramente molta, ma molta impressione. E come dicono molti spettatori che lo vedono per la prima volta, ma come fa a giocare il ball boy, ovvero sia quello che normalmente pulisce il campo? Sembra veramente il ball boy. Questa è la classica frase che i bambini che non sanno niente di NBA, portati dal papà per la prima volta, si domandano: perché gioca anche il bambino? Palla dentro per Sean Rooks. Rooks tira in allontanamento, è la sua specialità, movimenti verso il canestro, ne ha pochini. Rimbalzo per Jason Collins, e direi che i Nets comunque hanno costruito una squadra più che interessante, e hanno pescato benissimo con Collins e Jefferson in questo draft. Azione di triangolo, sale per ricevere lo stesso Jefferson, gioca il pick and roll con Williams, gran numero, palla appoggiata al vetro, sta nascendo veramente una stella Richard Jefferson. Questo è un giocatore di pura poi che
è così amato perché nella stagione 98-99 è passato di qua e ha lasciato poi un segno indelebile, beniamino di questo palazzo dello sport, poi di Cleveland, poi di Orlando, poi di Cleveland e adesso dei Clippers. Noi scherziamo su di lui, ma se non hai un carattere più che ferreo a questi livelli non puoi mai giocare, quindi non è sostanza. Richard Jefferson da Phoenix, Arizona. Di sostanza invece ne hanno messa pochissima in campo i Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers che, come dicevamo, pensano all'oggi, pensano a catturare i playoff, impresa non facile a giudicare da stasera, ma pensano soprattutto al domani, e il domani significa fare delle scelte. Quest'estate ci sarà da fare la scelta se estendere o meno i contratti di McGarry, di Odom e di Brand, e se rinnovare o meno quel co e McKinnis. È chiaro che stiamo parlando di mezza squadra e nel passato recente dei Los Angeles Clippers c'è parecchio da questo punto di vista alla voce giocatori lasciati andare, mentre schiaccia facile Lucius Harris. Nel 2000 hanno lasciato Derek Anderson e Mo Taylor, nel 99 se ne sono andati 6 free agent su 8, tra cui Rodney Rogers, Lamont Murray e Lorenzo Wright e Brent Berry. Oh, sono tutti buoni nomi, però se andiamo a vedere sono tutti giocatori di cui al giocatore ma pagati troppo. Braccio di legno qualcosina ci capisce anche a giudicare da questi nomi. Ah, adesso allora ha ragione lui. No, non ha ragione lui, però tu pensa se avessero dato il massimo o anche solo quello che prendono, per esempio Derek Anderson e Mo Taylor, 49 milioni di dollari a 6 anni, quanto si sarebbero bloccati per giocatori che sono buoni ma che, come dimostra il loro passaggio ad altre squadre, spostano pochino. Gli mandiamo la cassetta a Los Angeles di questo tuo intervento e dice: finalmente qualcuno che mi capisce. Flavio, tranquillo, bisogna andare dall'altra parte dell'oceano. Ci sono anche delle profonde verità, mentre quella di fianco a Crystal mi sembra sia la Marshall, quella di Laverne & Shirley. È giusto, giusto, assolutamente giusto, e non Misandre, però era inglese col cappello in divisa da lontano come Totò, mi sono confuso. Sì, e d'altra parte questa è un'appassionata di basket, vero? Vera appassionata di basket, di solito tiene ai Lakers. Di solito ti fa Lakers, esatto, normalmente. Vabbè, però si può andare. Nel forno due posti di prima fila, gliele hanno trovati. Esatto, le hanno trovati. La situazione di cui vi parlava Flavio è resa ancora più complicata dal fatto che i Clippers quest'anno non avranno con ogni probabilità la solita chiamata molto alta, e cioè la prima, la seconda o la terza, quelle che hanno portato buona parte dei giocatori che abbiamo qui, perché quest'estate avevano la seconda che si è poi tramutata in Brand Miles, è una terza, e Olowokandi è una prima. Col record di quest'anno si va nella parte, se si va in lotteria finale. Eh sì, tra l'altro c'è anche da tenere presente in questa equazione la presenza di un giocatore come Keyon Dooling, che è infortunato, che sarà fuori altre tre settimane. Notevole talento grezzo, strano per uno che ha i Clippers. Esatto, però è un altro giocatore di difficile collocazione. Adesso siamo entrati in quella parte della partita che a buon diritto si chiama garbage time. Ci sono 16 punti con 5:37 da giocare e non è che i Clippers pressino molto. No, non pressano molto. Sul terreno di gioco hanno anche Obinna e Casey con la maglia numero 54. La ricezione per il tiro sbagliato di Jefferson, il rimbalzo proprio per Casey, la Marodom a condurre la transizione. Ormai l'apertura è fissa per Lamar Odom, anche se in campo non sentiamo più parlare da parecchio. In questo tiro c'è tutta la serata dei Clippers, e in campo invece per i New Jersey Nets altri minuti importanti per Jason Collins, che dicevamo a Charlotte nella vittoria 89-80 in contumacia di Van Horn ne ha messi 18 con 12 rimbalzi in 41 minuti, 17 dei quali nel secondo tempo. Lo vediamo andare al tiro, giocatore che effettivamente sembra attrezzato per giocare anche da numero 4 nella NBA, mentre c'è un'altra pennellatina di sinistro per la Marvelous, che alla fine nella seconda parte della gara ha fatto vedere le cose migliori tutto sommato per i Clippers. Ribadisco, ci sarà qualche parente in tribuna, anche se lui è stato allevato dalla nonna, perché la madre gli è morta di cancro a 12 anni, il papà come al solito si è visto e non si è visto, e quindi l'ha tirato sulla nonna in un quartiere vicino all'aeroporto JFK, o tra i Wokandi. Sì, il mio amico Lowkey, che recentemente peraltro è stato protagonista di un episodio che fa riferimento più, diciamo, alla cronaca nera che a quella sportiva. Molti si ricorderanno la sua fidanzata, che era anche a Bologna nella sua brevissima apparizione. Ecco,
quella non è più la sua fidanzata, ma lo ha preso in una maniera abbastanza stravagante. Esatto, e comunque il suo destro funziona ancora, è andato a prenderla all'aeroporto e si è accorto che di fianco a lui c'era una nuova fidanzata. E quindi questa Susan Ketchum a questo punto gli è saltata addosso e lo ha riempito di cazzotti. Olocandi l'ha soltanto spinta per ammissione sua con il braccio via per evitare faccia. Che hanno arrestato secondo voi? Olocandi? Certo, trattasi del più grande matriarcato mai inventato, gli Stati Uniti d'America. Qui intanto i Clippers provano una cosa che definire zona farebbe orrore. A chi la zona la pratica, taglio per Jason Kidd che è tornato dentro. Se avesse voglia Jason Kidd potrebbe chiudere questa partita con, credo, a scelta una trentina di punti o una trentina di assist. Qui è che Kezzi sceglie di tentare la decapitazione, forse, ma è solo una battuta ovviamente, sulla scorta di quanto fatto contro Tracy McGrady da parte del suo compagno Martin. Doppia cifra: Kyrus, McCullough, Williams, Jefferson, Collins e Martin. Questa sera fa testo fino a un certo punto, però se non giochi di squadra statistiche del genere non puoi compilarla. Sì, e comunque fuori da quei sei nomi c'è il grande vecchio, cioè quello che tiene i fili di tutte quelle doppie cifre, e non credo che dobbiamo entrare nei nomi. Eh no, direi di no. Il grande vecchio che adesso si prova a marcare, per modo di dire, Herb Boykins, palleggio per la Marodon, va dietro la schiena, combina un mezzo pasticcio, deve recuperare il palleggio, scarica per Sean Rooks. Rooks presentissimo, trova il ferro nei 24 secondi. Questi sembrano veramente i Clippers della metà degli anni 90, la barzelletta della Lega. Sì, dove alla Sports Arena volavano gli aeroplanini di carta più o meno all'inizio del terzo quarto. Olocandi, ripresosi dalle mazzate di Susan, è incappato in un'altra disgrazia, e cioè ha avuto un avvelenamento da cibo, cioè un'indigestione causata da cibo avariato che lo ha steso. Lui ha evitato di fare il nome del ristorante di Los Angeles che lui poteva, di New York che poteva tranquillamente rovinare, e invece se l'è tenuto per sé. Nel frattempo Martin si ricorda che la fisicità è il suo mantra e va a spazzolarne via una. Frutti di mare comunque i colpevoli dell'indigestione di Olowokandi. Ultimi 2 minuti e mezzo in arrivo, e Jason Kidd pensa a come divertirsi in questo finale. Adesso il taglio, ributta fuori per Jefferson. Guardate proprio come sia infettiva questa voglia di passarsi il pallone. D'altronde, se il tuo leader gioca così, tu cosa fai? Ti metti a fare l'egoista? Soprattutto se considerate chi era il leader l'anno scorso, Marbury, che tecnicamente è un giocatore fuori dal comune, ma caratterialmente di far contenti i compagni ne ha poca voglia, tratto da una normale giornata di Marbury ai Nets. Cos'è qua la morgue? Perché sono circondato da tutti sti cadaveri? E i compagni gli volevano rompere in testa una bottiglia, qua invece rompe la retina Kenyon Martin, però nessuno aveva il coraggio di farlo, anche perché in allenamento li derideva tutti. Adesso è arrivato uno che avrà dato anche una sberla alla signora Giumana per la questione di patatini, ma che veramente ha un buonissimo atteggiamento, che dà il 100%, che difende, e un buon passaggio e una doppia cifra non l'ha ancora negata a nessuno. Scusa, non ho visto bene dove vanno i Nets sabato sera, chi sono gli avversari. Esatto, qua cambia un po' la musica, non credo che saranno così arredevoli gli Orlando Magic. Secondo round o rematch, ma Martin. E diciamo che McGrady è stato piuttosto chiaro, perché ha detto: ho visto il nastro dell'episodio e sono molto più arrabbiato di quanto ero in campo. L'arrabbiatura in campo gli è valsa un'espulsione, che peraltro è stata giudicata incongrua dalla stessa NBA, e una multa di $5,000. Spero che i miei compagni siano abbastanza motivati quanto lo sono io dal fatto che qualcuno ha cercato di far male fisicamente al loro leader. 7-9-11, a proposito di quella strisciata, Jason Kidd è sempre il solito, e quest'anno la prima tripla doppia in maglia Nets l'ha messa il 22 novembre proprio contro i Clippers. E qui una tripla doppia sarebbe facilissima da mettere insieme, e vedete che lui non sembra darsene tanto conto e dice: vabbè, ok, se non c'è la tripla doppia l'importante è che abbiamo vinto. Ecco, queste cose con Stephen Marbury non succedevano. Qui poetica palla dentro ancora di Lamar Odom, però la partita per i Clippers se n'è andata abbastanza in fretta all'inizio del terzo quarto. E diciamo che adesso ci sono in campo dei giocatori anche di secondo e terzo piano. Io penso che McGrady sabato contro i Nets faccia o 10 perché è troppo rabbioso, o 50 o giù di lì. Esatto.
Peraltro va molto nell'NBA in questo periodo raddoppiarlo se non triplicarlo, come hanno scelto di fare i 76ers, che sono domani sugli schermi di Telepiù contro i San Antonio Spurs. Ecco, però questo significa, viste le sue doti di passatore e la facilità da giocatore di baseball di darla via, decine di tiri piedi per terra per i suoi compagni. Sixers che hanno visto gli Orlando Magic corsare al first unit sopra i 100 tirando praticamente il 50 da 3. Non so se è sta grande idea, io me ne faccio fare 35 da lui, ma piedi per terra gli altri non li faccio tirare, anche perché non riescono a prendere un tiro che è quello. Anche per Philadelphia le fascette sulla testa, addirittura anche sulla testa di Larry Brown. Donnie Marshall ha qualche minuto per farsi vedere, altro giocatore ripetutamente offerto alle squadre italiane durante l'estate, ha fatto la pre-season con i New Jersey Nets, ha fatto a tempo a prendersi anche lui la tempesta Jordan nella miglior partita di pre-season di MJ addosso, poi è stato tagliato, adesso è ritornato e ha la possibilità di farsi vedere in qualche maniera assieme, come detto, a Anthony Johnson. New Jersey Nets che non sembrano impressionare tantissimo, però i numeri sono lì a dimostrare che questa è una squadra con cui tutti dovranno fare i conti, e ormai direi decisamente fino alla fine. E in questo pazzo mondo chiamato Eastern Conference, una squadra motivata, una squadra che ci crede, è già avanti, e decisamente questi sono come spirito molto più avanti rispetto ad altre squadre. Hanno tanti giocatori con un bel linguaggio tecnico e di corpo, e oggettivamente nel senso di Johnson va sul primo ferro con un tiro esteticamente che non fa onore al suo allenatore Kress. Dicevo, questa è una squadra che dà l'impressione proprio di credere. C'è anche Brandon Armstrong con la maglia numero 1 in campo per i New Jersey Nets, palla per Lamar Odom. Sui Clippers sospendiamo il giudizio perché sappiamo che non sono questi, ma possono essere questi al di là di qualche lampo di Odom. Però quando vanno fuori dal prefisso telefonico 2-3, they go igloo, nel senso che si raffreddano sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista tecnico. Ricezione per Jason Collins, uno degli ultimi attacchi dei New Jersey Nets. Bel taglio di Jefferson che viene fermato fallosamente da parte di Rick Kasner. Io darei a Richard Jefferson addirittura l'MVP tra quelli normali, perché Jason Kidd normale non è nella maniera più assoluta di questa partita. Soprattutto per atteggiamento, per produzione, per sobrietà, non mi sembra una matricola. No, e conferma che i New Jersey Nets hanno uno scout molto efficace ad ovest, che è un ragazzo di quasi 40 anni, molto molto pronto. Come notate, sono tutti giocatori che vengono dall'ovest quelli che hanno scelto, anche se li hanno scambiati all'interno dell'affare Griffin. Hanno preso due giocatori della Pac-10 come Jefferson e Collins, hanno Scalabrin che è un altro giocatore della Pac-10 preso al secondo giro, e alla fine del primo prendo Nemtro che viene a Pepperdine, cioè da una squadra di Los Angeles. Quattro giocatori dell'Ovest, evidentemente c'è un nuovo management molto attento, ed effettivamente i Nets, a parte il pubblico, sono altra squadra e altro ambiente. L'unica cosa veramente che hanno in comune con il loro passato è il pubblico, è un passato fatto di grandi difficoltà e di tantissimi giocatori che abbiamo visto in Italia. Il numero uno per esempio nella classifica delle palle recuperate di franchigia è addirittura l'ex pesarese Darwin Cook, mentre anche Brandon Armstrong si mette in evidenza col triplone. E non sorprende i suoi compagni questo tiro, questo è un giocatore che ha certamente punti nelle mani, realizzatore esplosivo. 20 e passa a Pepperdine per una squadra che peraltro gioca in un posto dove non so come facciano ad andare a scuola, essendo sulla spiaggia di Malibu. Comunque quello che ci interessa questa sera è che il Flying Circus di Jason Kidd vince un'altra partita e si continua a candidare per il primo posto adesso. Tripla doppia virtuale per Jason Kidd, che ha passato buona parte del quarto periodo in panchina a vedere i compagni che si divertivano. Si sono divertiti poco e hanno divertito meno Darius Miles e i compagni. I Los Angeles Clippers ancora battuti, scendono a 2 vittorie e 11 sconfitte. L'emozione continua.